Buon pomeriggio a tutti, terza edizione del telegiornale delle notizie utili e positive. Partiamo dalla prima notizia. Allora, approvazione delle domande di garanzia senza valutazione del merito di credito anche per le start-up. Per le imprese con non più di 3 anni sono operative le misure del decreto liquidità per tutte le domande presentate dall'8 aprile 2020. Data di entrata in vigore del decreto, vengono meno i vincoli precedentemente previsti per la finalità dell'operazione. Sono dunque ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimento, eliminato anche l'obbligo di versare mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento. Non sarà più necessario, infine, inviare al fondo di garanzia il business plan e il bilancio previsionale. E adesso ci concentriamo invece sulla nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. E allora vi segnalo che fino al 30 giugno 2020 le famiglie del Friuli Venezia Giulia possono presentare domanda per il beneficio economico che la Regione concede al fine di ridurre le rette dei servizi per la prima infanzia, quelli dedicati ai bambini dai 3 ai 36 mesi, quindi questa fascia di età, 3-36 mesi. I nidi, i servizi integrativi, servizio educativo domiciliare, centro per bambini e genitori, spazio gioco e anche quelli sperimentali. Viene dunque applicata in questo caso una retta di frequenza ridotta. La richiesta del beneficio si riferisce all'anno educativo che inizia il 1 settembre 2020 e si conclude il 31 agosto del 2021. La riduzione spetta ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda. Quali sono i requisiti allora? Residenza attività lavorativa in regione da almeno 12 mesi continuativi di uno dei genitori. Valore dell'ISEE pari o inferiore a 50.000 euro. Per l'anno educativo 2020-21 le domande possono essere presentate solo in via telematica. Per tutte le informazioni e modalità di presentazione della domanda, comunque potete visitare il sito della Regione Friuli Venezia Giulia. E adesso alcune domande che vengono fatte tendenzialmente dalla popolazione a cui risponde la Protezione Civile Regionale sul sito, ma potete trovarle anche sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia. Quali sono le ulteriori limitazioni disposte dalle ordinanze regionali, quindi ultimissime novità? In Friuli Venezia Giulia permane la chiusura dei negozi la domenica e nei giorni festivi, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le stazioni di rifornimento sulle reti autostradali e quelle a servizio di porti e interporti. Rimangono invece permesse le consegne a domicilio anche nei giorni festivi. Inoltre è sempre obbligatorio l'uso della mascherina o di una protezione a copertura di naso e bocca ogni qualvolta si esca dalla propria abitazione, mentre la distanza interpersonale minima da osservare è confermata a 1 metro. I guanti sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali, il loro utilizzo è limitato ai negozi di alimentari, ivi compresi mercati e supermercati, nei quali il cliente maneggia direttamente la merce. Negli altri negozi al dettaglio che possono restare aperti ai sensi del DPCM del 10 aprile, vale a dire librerie, cartolibrerie, negozi per bambini e neonati e lavanderie, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani. Ci si può spostare sul territorio comunale per effettuare lavori in un terreno di proprietà? Le attività di giardinaggio e coltivazione a orto rientrano nell'ambito della manutenzione del verde privato e dunque sono consentite. Non essendo tuttavia ammessi spostamenti all'infuori del territorio comunale, se non per esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute, tali attività possono essere svolte solo all'interno del territorio comunale in cui ci si trova. Le protezioni sono obbligatorie anche per i bambini, una domanda che viene fatta frequentemente dai genitori. I bambini, indipendentemente dall'età, devono indossare una mascherina pediatrica o, in alternativa, provvedere a coprirsi il naso e la bocca. Sono necessarie protezioni quando si pratica attività motoria? Sì, l'obbligo riguarda tutte le attività che si svolgono all'esterno della propria abitazione e in presenza di persone non conviventi.
E adesso altre notizie. La cardiologia dell'ospedale di Palmanova Latisana, diretta dalla dottoressa Maria Grazia Baldin, ha attivato delle linee telefoniche dedicate in relazione all'attuale situazione di emergenza. L'obiettivo è quello di rispondere a dubbi o quesiti clinici. I riferimenti sono a Palmanova, telefono 0432 921 275, ovviamente potete anche trovarli sui siti dedicati. 0432 921 288 dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, sabato dalle 8 alle 12.30, alla Tisana invece da lunedì e venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle 8 alle 12.30. Per quanto concerne la Tisana, telefono 0431 529 561 oppure 0431 529 341. E infine, ultima notizia per oggi, è stato prorogato il bando premio ai giovani agricoltori del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Il decreto datato 7 aprile 2020, tenuto conto della situazione di emergenza, ha prorogato la possibilità di presentare le domande di sostegno tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale al